professor Patrizio Tirelli, docente di economia politica. Quale differenza c'è tra questo movimento indipendentista e gli altri fenomeni europei? Direi che possiamo prendere come riferimento l'indipendentismo basco e quello irlandese. Nel caso dell'indipendentismo irlandese, quello che abbiamo avuto è una lunga storia di dominio e conflitto tra il Regno Unito e il popolo irlandese, che attraverso diverse fasi è poi giunto alla proclamazione della Repubblica d'Irlanda, contestata da una minoranza degli irlandesi del sud, i quali poi hanno avviato questo conflitto armato. Nel caso dell'indipendentismo basco, di nuovo una minoranza si è opposta alla unione tra il Paese Basco e la Spagna, ma ricordiamo che la Costituzione spagnola, con le sue varie forme anche di regionalismo o comunque di indipendenza per regioni come la Catalogna, è stata approvata dai cittadini spagnoli. E questo ci porta appunto al caso della Catalogna. La Catalogna era un regno indipendente che poi entrò nel regno spagnolo nel 1730, ma ebbe riconosciuta una sua autonomia linguistica e gestionale. Questa autonomia fu cancellata da Franco, ma poi fu reintrodotta con la nuova Costituzione, approvata a stragrande maggioranza dal popolo della Catalogna. E quindi il tipo di conflitto è sicuramente in linea di principio assai meno cruento, tuttavia è profondamente radicato, proprio perché la Catalogna storicamente è una comunità a sé stante, con una lingua molto distinta e tradizioni distinte da quelle della Spagna. Quindi quali sono le differenze tra questa richiesta di indipendenza e una autonomia regionale, come nel caso del referendum lombardo-veneto? Vabbè, le differenze non potrebbero essere più grandi, in quanto in linea di principio il governo catalano in questo momento sta chiedendo una vera e propria indipendenza, quindi una gestione completamente autonoma del paese, che si separerebbe dalla Spagna. Nel caso del referendum lombardo si tratta di un cambiamento nel grado di autonomia amministrativa, quindi qualcosa di ben diverso. Infine le chiediamo una previsione sulle ripercussioni economiche per la Catalogna, per la Spagna e per l'Europa in caso di indipendenza. Ci sono gravi rischi in questa fase. Ne elenco alcuni. Si apre innanzitutto un eccezionale contenzioso, perché la Catalogna ha un debito nei confronti del governo centrale di Madrid molto elevato in proporzione al proprio PIL, credo sia quasi il 50%. E se questo debito dovesse essere confermato, ovviamente ci sarebbero dei problemi di natura fiscale più rilevanti rispetto alla situazione attuale. In secondo luogo, bisognerebbe poi decidere come ripartire il debito della Spagna tra il restante Stato spagnolo e la Catalogna, che ha beneficiato in un modo o nell'altro dell'emissione di questo debito. In terzo luogo, il problema probabilmente più grave riguarda la partecipazione della Catalogna all'Unione Europea. Per diventare membri dell'Unione Europea e quindi beneficiare dei regimi fiscali, dei dazi e del mercato unico, è necessario che ci sia l'unanimità dei membri preesistenti. Quindi senza il consenso dello Stato spagnolo non sarebbe possibile per la Catalogna essere parte dell'Unione Europea. E in realtà questo esporrebbe la Catalogna a dover, per esportare, pagare i dazi che l'Unione Europea applica all'esterno verso i paesi che non ne sono membri e che sono significativi. Questo costituirebbe un costo per le imprese catalane, per i consumatori catalani, ma costituirebbe anche una perdita di benessere per i restanti paesi europei, perché il commercio internazionale in assenza di questi dazi al momento è benefico per tutti.
Grazie. Grazie a lei.